Siamo quindi arrivati alla giornata clou, alla giornata in cui parte il sesto seminario di studi sulle mura poligonali. Alatri si è accreditata negli ultimi decenni come centro di studi sulle mura in opera poligonale, possiamo dire nell'Italia intera, è una delle poche sedi nelle quali si svolgono seminari di questo genere. E Alatri si è accreditata in questo modo soprattutto perché è sede di un'importante cinta muraria in opera poligonale, l'Acropoli di Alatri, che circonda appunto il parco nel punto più alto della città e che è contornata essa stessa da mura in opera poligonale che si estendono lungo tutto il confine, il perimetro del centro urbano, del centro storico. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, è il sesto seminario, dà continuità all'opera già svolta nei decenni precedenti, raccoglie interventi di studiosi di vario genere, di varia natura, di varie località della nostra bella Italia e anche di paesi stranieri. Le mura poligonali, le mura ciclopiche hanno affascinato sempre tutti e tanto, ma c'è ancora tanto da fare, tanto da studiare, tanto da promuovere le mura e la città stessa. Il convegno si pone all'interno di una intensa attività culturale che l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura di Alatri stanno svolgendo ormai da anni e pensiamo che anche questa sia una pietra miliare della nostra attività. Uno o due giorni importanti qui ad Alatri per il sesto seminario internazionale sulle mura poligonali, un'iniziativa che l'amministrazione provinciale ha voluto condividere e patrocinare insieme al Comune di Alatri, alla Regione Lazio, perché convinta dell'importanza che le mura poligonali hanno nel nostro territorio, in particolare riferimento ad alcuni grandi centri della nostra provincia, Ferentino, Alatri, Anagni, Arpino, una tematica che da oltre un secolo tiene banco, ma che ancora ha molti lati oscuri da approfondire. Buongiorno, sono Luca Attenni, il direttore del Museo Civico di Alatri e diciamo, sono anche un po' emozionato per l'inaugurazione di questo sesto seminario internazionale sulle mura poligonali, anche perché è il terzo che curo direttamente. In questa edizione con la grossa collaborazione, anzi la sinergia con la Fondazione di Accultura, tengo a ribadire che questo seminario, senza l'apporto del Comune di Alatri e della provincia di Frosinone e Regione Lazio con i fondi della legge regionale 42-97, non avrebbe visto la luce. Ormai è un appuntamento imprescindibile per tutti gli studiosi che si occupano dello studio delle mura poligonali, non solo in area laziale ma anche nelle altre regioni d'Italia, in particolare la Campania, la Toscana, l'Umbria, soprattutto quelle regioni che hanno queste strutture difensive e sostruttive in opera poligonale. Tra le altre cose, novità di domani sarà la presentazione degli atti, quindi del volume dell'altro seminario, quello che si è tenuto nel 2010, dove abbiamo circa 20 contributi sulle mura poligonali e una parte considerevole di contributi che invece ricordano la figura di Lidio Gasperini, un epigrafista di primissimo piano che morì nel 2010 e che proprio aveva iniziato la sua opera di studioso proprio ad Alatri, e per questo abbiamo voluto dedicare questo volume che, ripeto, è possibile vedere, è possibile visionare già da oggi e che appunto è anche un punto di arrivo di anni di lavoro di questi studiosi e che in molti casi illustra le ultime scoperte proprio sul tema del poligonale in Italia e non solo.
Allora, la Fondazione Dia Cultura è onorata di aver ideato e organizzato in collaborazione con il Museo Civico di Alatri questo seminario internazionale sulle mura poligonali, perché da anni si occupa della città di Alatri e della valorizzazione del suo patrimonio archeologico e culturale. E in questo senso, in questa direzione, abbiamo cercato di concentrare l'attenzione su tematiche riguardanti la ricerca di frontiera, la ricerca, le ultime scoperte riguardo a tutte le realtà italiane e quindi soprattutto dell'Italia centrale che hanno al centro la tematica delle mura poligonali. Il seminario è stato sicuramente un esperimento interessante perché ha coinvolto non solo la città di Alatri ma l'intero comparto territoriale assieme alla provincia di Frosinone, alla regione Lazio, e quindi questo seminario dimostra come l'amministrazione pubblica si è dimostrata attenta e lungimirante rispetto alla tematica della valorizzazione culturale e quindi della cultura come elemento forte di promozione del territorio e dell'economia.